Ok, terzo e ultimo boss di Asha Tomb, appunto Asha, il boss finale. Questo boss è di un semplice che è assurdo. In sostanza, ora come io faccio in questo momento, dove sto mettendo i marchi, ci sono queste torri. Queste torri qui vanno aperte a un certo punto, quando il boss comincia a caricare una skill gialla che però non si può interrompere. Quindi quello che bisogna fare è che tutti prontamente, appena il boss segue quell'abilità, si scappa verso le torri e si attivano, perché sennò lui leva tutta la vita a tutte le parti. In più il boss deve stare sempre al centro, almeno si cerca di mantenerlo al centro della sala, il che è molto difficile se le persone non gli permettono al tank di fare aggro. Poi si spostano tutti come pazzi, poi l'arciere che saltella a destra e a sinistra come l'handicappato, quando dovrebbe stare, mantenersi nel punto a lui indicato, per poter appunto prontamente passare dal boss alla torre. Andare a salire di traverso, a posto. Ecco, questo è quello che vi stavo descrivendo prima. Ora velocemente tutti vanno alle loro postazioni e liberano liberando le torri, il boss non si mangia gli HP del party. Al solito queste cose vanno evitate, quindi abilità varie, con cerchi a terra. Puntualmente quell'abilità nessuno la evita, quella specie di ventaglio che fa terra, eppure dovrebbero. Ecco, di nuovo. Vediamo se sono capaci. Ok, perfetto. Questo è un party che sta facendo veramente tutto quello che deve fare. E come vedete non si sta morendo perché ognuno sta seguendo il boss in maniera corretta. Certo, certe cose potrebbero evitarsi, potrebbero avere alcuni accorgimenti, come ad esempio stare tutti quanti. Minchia, non sono morto per un pelo. Comunque, ce l'abbiamo fatta.